Sì, buongiorno a tutti, di nuovo qui per la rubrica Gang e dintorni. Oggi una piccola pillolina sul discorso riguardante lo Square of Knowledge, il quadrato del 9, e anche come poterlo utilizzare insieme agli angoli. Allora, disclaimer, leggetelo sempre, mettete in pausa, leggetelo. E questi non sono consigli finanziari e nessuno deve fare nulla guardando questo video, ma tutti quanti devono cliccare prendendosi la propria responsabilità. Sul proprio conto, o comunque devono ragionare con la propria testa. Benissimo, quindi andiamo subito sul grafico. Allora, eccoci qui. No, volevo mettervi questo. Allora, siamo rimasti dai video della ruota dei 24, quindi la Wiesgang 24. Abbiamo lasciato qui calcolato i livelli assoluti di Gan messi così in azzurro. Poi vi ho fatto vedere come si possono suddividere in sottolivelli, se volete fare magari un intraday o comunque calcolare semplicemente a giorni invece che a mesi. Una volta che avete questa griglia potete suddividerla quante volte volete, il principio lo sapete. Ma oggi volevo farvi vedere il quadrato del 9, eccolo qua. Io ho questa versione, mi è stata fatta notare che va in senso orario invece che antiorario, in realtà non cambia niente, basta che considerate lo 0 rovesciato dall'altra parte, ok? Quindi è come se ce l'aveste lo specchio, ma una volta che sapete questo, il calcolo è esattamente identico, quindi non cambia niente. Allora, come vedete, la solita nostra sequenza di numeri spirale, ok, quindi qua sono, ho fatto un calcolo, diciamo, fino al 3084. Sì, dovrebbe essere il massimo, giusto perché è giustamente lo 0 dall'altra parte, quindi qui c'è il massimo. E infatti, vedete, 3, no, scusate, il contrario. Ecco, come vedete, mi fa un po' di confusione anche a me. Direttamente, ma comunque insomma, questo è il quadrato. Potete costruirlo come volete, naturalmente. È un semplice file Excel. Potete farlo orario, antiorario. Potete arrivare fino a 10.000 invece che a 3.000. Potete partire, insomma, giocateci un po' e ve lo potete costruire tranquillamente. Allora, come lo possiamo utilizzare? Vi faccio vedere come utilizzarlo per il prezzo. Se volete fare delle sottosuddivisioni, allora andiamo a vedere. No, ogni volta sbaglio, metto la 4 sull'oro invece che la metto della 5. Ok, facciamo finta che vogliamo andare a vedere cosa succede oggi. Allora, quindi prendiamo il time frame H1, ok? E vediamo che abbiamo dei livelli di prezzo. Allora, potrei andare a vedere su questo qui, ok? Vedete qui, questo triplo massimo, quasi netto, in realtà c'è una piccola sporcatura al centro, conta poco. Consideriamo che prendiamo una retta angolare, in realtà quindi inserisci oggetti, linee, trend line per angolo. In realtà dovete fare questa operazione, anzi ve la faccio prima, bloccando una scala, perché se vi si muove per caso il grafico è la fine, ok? 1 a 1, potete anche mettere 1 a 1, c'è un po' di difficoltà nel lavorare, però sicuramente avete gli angoli precisi, magari dovreste lavorare a uno zoom un po' più piccolo, però si può anche fare un altro escamotage. Perdiamo un po' di precisione, ma almeno eccolo qua. Fissa scala, come vedete è 1.21 a 1.21, c'è una differenza minima, ok, ma è accettabile, quindi l'errore che andiamo a fissare sarà piccolo, però perché non lo fa adesso? Scusate un secondo. Perché prima ho messo la scala 1, la devo riportare a normale, ecco, sì, ok. Andare a mettere così, ecco, così vedete anche il processo giusto. Ecco, dicevo qui, 1,23, 1,20, avete uno scarto di 0,03. Non è da tantissimo, certo c'è un po' di discrepanza, però possiamo accettare questa precisione, ok? Per avere una visione un po' più precisa. Andiamo a prendere la trend line per angolo, inserisci oggetti, linee, angolo, potremmo andare a vedere da questo massimo dove mi va a cadere la 45 gradi, che però ricordatevi, se la fate verso il basso è la rovescia, quindi dovete fare 315 gradi, che è meno 315
360 gradi, eccola qui, ok? Questa sarà, non sarà proprio precisa, non sarà proprio questi i veri 45 gradi, perché abbiamo fatto quel trucchetto sulla scala, però diciamo siamo molto vicini, perché comunque la precisione potrebbe essere accettabile. Quindi abbiamo già un'angolatura, potrei anche andare a vedermi, anzi la posso anche copiare direttamente, anche la sua rovescia, ok, vediamo se la copia, perfetto, ok. Posso addirittura andare a vedere quanto è l'angolo, così, l'angolo relativo, ok? 44 gradi, e infatti siamo quasi 45 gradi, 45 gradi sarebbe, vediamo se riesco a prendo, ecco così. È esattamente lì, ecco perché ha fatto il triplo massimo. Quindi questo movimento ha seguito esattamente la linea di 45 gradi. Quindi probabilmente noi troveremo i prezzi, ok, su una di queste linee, quindi o le ortogonali o le a 45 gradi, vediamo se è vero, o comunque segue in maniera relativa l'andamento di Gang. L'altra volta vi ho fatto vedere anche il ventaglio sulla MetaTrader 5, un incubo usare il ventaglio, ve lo ricostruisco alla mano, diciamo adesso ve la faccio vedere a mano così a occhio, perché lo vedo subito io, avendo un po' di esperienza ve lo posso fare a occhio, non sarà precisissimo, ma per didattica va benissimo così. Ecco, qui in realtà ci sarebbe ancora, ci sarebbe anche questa che dovrebbe essere cadere circa qui, ok? Non guardate le lunghezze, ma le angolature. Ecco, abbiamo così, ovviamente, la linea di 45 gradi che fa lo spartiacque, quindi se io vado a riportare anche la parte sotto, dalla parte longa alla parte short, guarda caso, ha navigato sulla linea e quando ha preso una decisione forte, rompendo anche le altre, e siamo proprio in zona short, ok? Quindi adesso sicuramente se vado, infatti guarda occhio, ma è più o meno lì, sta lì, casca e rintraccia proprio lì. Infatti io sono entrato proprio all'apertura di questa candela e questa volta sì, l'ho messo ovviamente a breakout, non grandito, se no non si vede. Ecco, qui, cioè ho messo il livello di prezzo qui e ho preso il take profit. In realtà vi dirò, non è soltanto il livello... Non ho calcolato questo take profit solo sul livello della candela, cioè dell'apertura di questa candela qui, ma anche perché c'è una precisa sequenza di Fibonacci che magari vi farò vedere, ma ci vorrà un video a parte, perché richiede proprio una spiegazione a parte. Poi vi devo anche spiegare perché quel tipo di Fibonacci e perché no, quindi c'è anche una teoria sotto, faremo un altro video. Allora, quindi sicuramente qui abbiamo, siamo anche arrivati al secondo, anzi in realtà cadrebbe così circa qui a occhio, vabbè, insomma il ventaglio più o meno è questo, ok? Poi sicuramente voi utilizzate quello della 4, fatelo più preciso, o se volete fatelo con la calcolatrice come l'abbiamo fatto nello scorso video, calcolatevi in maniera precisa, ma io adesso non posso stare un'ora qui, quindi vi devo solo fare didattica, e vi calcolerete il ventaglio fatto giusto. Qui vediamo ovviamente il ventaglio contrario, quindi la 45 gradi rovescia, quindi se, quando saremo in questa zona saremo long, finché restiamo in questa zona saremo short. E, come calcolare il prezzo? Difatti qui guardate, apre, siccome ha toccato la linea sta già rimbalzando naturalmente, cosa che fa sempre quando arriva a una di queste linee tipiche dell'angolatura del nostro caro William. Eccolo qui. Infatti, guardate com'è dal vivo, guardate, presa e sta rintracciando. Bene, come possiamo sfruttare anche il nostro quadrato? Bene, andiamo a vedere il prezzo di questo tipo massimo. Questo è un esempio perfetto. Difatti, oggi mi è venuto in mente proprio di voler fare questo video, perché questo esempio era proprio calzante, era proprio preciso, perfetto, mi ha invogliato a farvi questo video. Allora, andiamo a leggere il prezzo, 1,21582. Allora, potremmo moltiplicare per 1000, possiamo scartare insomma le ultime, fare una precisione relativa, voi potete anche a casa fare una precisione fino all'ultimo l'ultimo pips, satoshi o come li chiamano, insomma. E io mi fermo alle prime quattro cifre, quindi faccio moltiplico la virgola. 1215. Andiamo a vedere sul nostro quadrato dov'è il 1215. Allora 1215, 1200, 1200, andiamocelo a cercare. 1200, 41, siamo più sotto.
forse voi l'avrete già visto, 1215, siamo qui, ok? Quindi in teoria un'angolatura, adesso io non posso tracciare delle, ovviamente delle rette qui, anzi so che si può con Excel, magari voi che siete più bravi con Excel o chi è più bravo potrebbe anche scrivermi un commento su e spiegarmi come faccio a tracciare delle rette sull'Excel per andarmi a calcolare questo angolo qui. Però semplicemente vado a vedere quello che cadrà subito prima. Quindi, potrei fare due cose. Potrei andare a vedere l'angolo esattamente opposto, quindi proprio il ciclo opposto. Vi ricordate come sulla Wheel 24? Il ciclo è andare a 1039, quindi 1089, quindi ci indica che in realtà se segue questo trend ribassista, se effettivamente è lui, avremo un rintraccio molto basso, ovviamente. Chissà quanti mesi si potrebbe mettere, perché questo è un ciclo veramente grande. Oppure, per fare qualcosa più vicino all'intraday, posso andarmi a trovare la prima angolatura a 90 gradi, ok? Quindi, potrei andare direttamente a vedere che in questo caso il 1225, eccolo qui, 1225, prendiamo una trend line, cerchiamo di metterla giusta, oggi proprio non ce la faccio, vabbè dai, non importa poco. Allora, andate su parametri, 1, 2 e 25. In realtà ci dice che potrebbe ritornare. Chi lo sa? 25, perché abbiamo la 90 gradi, quindi il suo ritorno, in teoria, qui. Ok? Questo potrebbe essere un livello. Se per caso deciderà di ritornare long, potrebbe anche essere, perché vediamo un po' con Fibonacci anche, vediamo se casca sul livello interessante, ok? Potrebbe essere il 38,2, andiamo a modificare, vediamo se è vero, ok, livelli, aggiungiamo un 38,2, 0,382, quindi 38,2%. Comunque sulla zona tra 25 e 38,2, non lontano tra questi livelli, quindi una buona zona di rintraccio potrebbe essere questa. Ok? E ci siamo. Notate come anche a livello assoluto sia praticamente vicinissimo al 38,2. Poi naturalmente abbiamo utilizzato anche una certa precisione, quindi si parla di zone più che di linee precise, no? Questo è un metodo per combinare l'angolo da 24, non è l'unico, semplicemente uno semplicissimo, quindi avete la precisione, avete visto anche voi, no? L'esempio è quella che è, naturalmente. Sta poi alla vostra strategia, al vostro buon senso. Io infatti ho inserito anche, e dai, è quell'oro, il rito stocastico. So che non è assolutamente ancora ora di andare a puntare lì, perché tutto quanto deve fare il giro prima, naturalmente. Se volessi farlo al contrario per andare a trovare uno short, semplicemente potrei fare anche questo. Si potrebbe andare anche a scalini, oltre che vedere l'intero giro, per esempio. Potrei direttamente andare a puntare allo scalino precedente, quindi vado giù, 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 ovviamente qui scatterà l'altro, quindi devo andare a vedere quello di fianco, quindi devo fare così, qui ovviamente non è questo sotto perché scatta il giro, no? Tutto il giro qui, quindi devo andare a vedere questo di fianco direttamente, uno abbastanza vicino, una zona abbastanza vicina al proseguimento del trend, se in questo caso è short, potrebbe essere 1.2, 2020. Andiamo a vedere dove può cadere. Cloniamo la linea, anzi cancelliamo questo quadrato che non ci serve, andiamo a clonare la linea, ok? Inseriamo 1.2020, non 0.20. Ok, mettiamo la rossa per ricordarci che se in caso continuasse lo short,
Adesso però la 5 non mi permette di spostarlo, devo farvi così deformando. Voi non fatelo mai perché vedete cosa fa la linea dell'angolo? Ecco, quello che dico sempre di non fare, però adesso per farvi vedere. Ecco, quindi avremo questa zona qui. Guarda caso, tutte e due sono comunque vicine, notate comunque lo scarto di precisione, alle nostre due linee assolute. Quindi non sarebbe male se continua lo short arrivare fino lì o anche fino lì. Quando è che posso sapere se, beh, classica analisi tecnica, se mi rompe il minimo? In realtà, se andiamo a vedere con il fan, anzi ve lo metto sulla 4, metto trader 4, così finalmente possiamo utilizzare il fan in maniera decente. Allora, vi metto su questa, eccola qui, ok. Qui posso anche andare, se blocco la scala, la 4 vi permette anche di spostare quello che volevo fare io, il grafico senza doverlo deformare. Infatti la 5 è molto bella, ma per certe cose veramente, veramente no, proprio. Ecco, facciamo bene qui il nostro, accidenti, il nostro ventaglio di Gantt. Eccola qui, esatto, vedete che più, difatti guardate, le ho centrate, giuste. Siamo lì. Quando supererà l'ultima linea? È vero che se supera la resistenza è short, verissimo, nessuno può negare questo. Ma se avete il ventaglio, una volta che viene rotta comunque l'ultima linea, è molto probabile che siamo già in short, quindi un'anticipazione. Se volete lo potete usare come conferma. Guardate come rimbalza poi tra l'altro, è proprio lì. Se è qui, ovviamente possiamo andare o tentare di arrivare al nostro famoso livello che abbiamo messo prima, 20-20. Tenteremo di colpire quel livello lì, ok? O se fate degli intraday, per esempio, potete spezzare i movimenti, fate solo i movimenti short finché arrivate a questo livello qui. E lasciate stare i rintracci, per esempio, o viceversa, se decide di tornare su, anche se la vedo dura, perché comunque questo è un ciclo 1, per chi segue anche MP Forex Paolo e la sua ciclica, sa benissimo che qui finisce il ciclo 1, ok? 34 candele, frattalità, come dice lui, eccola qui. Siamo ancora appena nella seconda gamba, quindi deve fare la terza e 35. 4 candele cadrà qui, ok? Quindi un ciclo 2 con questa seconda zampina così la vedo dura che adesso parta sulla luna, giusto? Concorderete con noi. Quindi sì, abbiamo anche il livello in caso se fosse long, lo sappiamo, andiamo qui, quindi abbiamo il livello. Se è short, andiamo qui. Ricordatevi che è il giro prima, quindi bisogna saltare a quello lì, ok? Quindi così e giro prima. Se avete il square 9 al contrario, ovviamente lo vedrete tutto quanto dall'altra parte. L'importante è che voi vi basate sempre, come livelli possibili, sui livelli più significativi, che sono le ortogonali e le diagonali a 45. Se poi qualcuno di voi mi sa dire anche come si tracciano le linee qui su Excel, possiamo anche andarci a calcolare cose che faceva Gantt, perché ci metteva la ruota con i gradi, e calcolare addirittura l'angolatura, quindi andare a vedere con precisione maggiore il 215 che angolatura ha, okay, che corrisponderà ovviamente a una di queste linee qui, quindi sarà sicuramente una di queste. Sì, perché attenzione, noi lo vediamo a 45 gradi, ma ricordatevi che sono relativi, in realtà i veri 45 gradi sono così grandi che dovremmo mettere appunto il daily o altri time frame per vederle. Quindi questo è un sottoangolo del sotto 45 gradi. Questa cosa, se non la capite, l'ho spiegata già nei miei webinar con Paolo. Credo sia la puntata 2 o 3, okay? Del perché questo è un sottoangolo. Non è proprio il vero 45, però essendo una sua parte, una sua sottosuddivisione, lo possiamo comunque considerare così. Tutte queste linee qui noi le possiamo riportare anche qui così, quindi così, 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 e trovare tutte le angolature che vogliamo, che vogliamo come sul grafico. Quindi in realtà dovremmo andare a vedere con precisione dove va a colpire l'angolo
l'angolo superiore, quindi se qui ci sarà un angolo, ovviamente, da queste parti, andare veramente a vedere in questa zona qual è effettivamente l'angolo successivo. Quindi se è la 1 per 1, ci sarà la 1 per 2, la 1 per 3, per esempio, in questo caso saremo la 1 per 3. Andate a vedere qui, se no andate direttamente sugli angoli assoluti, cioè sul prossimo 45 gradi. Eccolo qua, ricordate, 1, 2, 3. Si può poi sotto suddividere così e potete calcolarvi tutti i movimenti più piccoli possibili. Potete farlo graficamente, quindi col ventaglio, o in maniera matematica direttamente con Square of Nine. Benissimo, spero che sia chiaro. Non so se mi è venuto proprio benissimo questo video come spiegazione, perché l'argomento non è facilissimo, non è immediato, e comunque comprimere è sempre la compressione che mi frega, perché spiegarvi cose così complesse in poco tempo e con poche parole è sempre una sfida. Però speriamo che sia chiaro. In caso, comunque, scrivetemi, fatemi domande, andiamo a smontare pezzo per pezzo ogni cosa che non è chiara. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!